Stamane è avvenuto qualcosa senza precedenti che riguarda le profezie bibliche, un qualcosa di significativo che ci conferma che stiamo entrando negli ultimi giorni e che presto vedremo emanate le leggi domenicali. Proprio stamane la Corte Suprema, la massima autorità degli Stati Uniti d'America, con 5 voti contro 4 ha approvato la legislazione per il matrimonio omosessuale. Questo ci garantisce che presto vedremo leggi sulla domenica e vorrei condividere con voi perché credo questo. Il profeta di Dio ha detto: allora il matrimonio ed il sabato ebbero la loro origine, istituzioni gemelle alla gloria di Dio e per il beneficio dell'umanità. Istituzione del matrimonio e del sabato sono istituzioni gemelle, cioè sono unite assieme, sono indissolubili. Il sabato e la famiglia sono entrambe state istituite in Eden e per volontà divina sono indissolubilmente collegate. Prima che l'uomo peccasse, il Signore ha istituito due cose, il matrimonio e il sabato. Così come l'istituzione del sabato è una legge di Dio, così pure il matrimonio è una legge di Dio. In Famiglia Cristiana ci viene detto: egli ha annunciato la legge del matrimonio per tutti i figli di Adamo fino al fine dei tempi. Quello che il Padre Eterno ha pronunciato come buono era la legge di maggiore benedizione e sviluppo per l'umanità. Oggi l'autorità suprema negli Stati Uniti ha ufficialmente violato una di queste leggi. Il Signore ha posto dei limiti per l'uomo oltre i quali non può andare e questi limiti sono la sua legge. È tempo che tu operi, o Eterno, essi hanno annullato la tua legge. Questo vuol dire che quando l'uomo viola la legge di Dio, il Signore interverrà e stamane la Corte Suprema ha violato una di queste due leggi. A causa del fatto che il matrimonio ed il sabato sono istituzioni gemelle legate l'una all'altra in maniera indissolubile, l'umanità presto legifererà contro il comandamento sul sabato. Abbiamo oggi un Papa gesuita, alleato del presidente Obama, nella ricerca di regole globali sulla salvaguardia dell'ambiente e del clima. Nella sua ultima enciclica, il Papa ha affermato che il cambiamento climatico è un problema morale ed etico che può essere risolto con l'osservanza della domenica come giorno di riposo. Senza dubbio questo soggetto sarà nuovamente promosso dal Papa quando verrà a visitare il Congresso degli Stati Uniti d'America quest'autunno. Il piano è pronto e le profezie bibliche stanno per adempiersi. Sta arrivando un tempo in cui la legge di Dio, in modo particolare, verrà resa nulla nel nostro paese. I governatori della nostra nazione, attraverso un'azione legislativa, imporranno la legge domenicale. Così il popolo di Dio sarà messo in grande pericolo. Quando la nostra nazione, nelle sue commissioni legislative, imporrà leggi per vincolare le coscienze degli uomini riguardo alle loro prerogative religiose, imponendo l'osservanza della domenica e portando oppressione nei confronti di coloro che osservano il sabato, il settimo giorno, la legge di Dio, a tutti gli effetti, sarà resa nulla nel nostro paese e l'apostasia nazionale sarà seguita dalla rovina nazionale.